Dopo la convulsa giornata di ieri, durante la quale si sono susseguiti scambi di accuse e durissime polemiche, finalmente si sblocca il trasferimento delle quote dell'imprenditore italo-tedesco Sciacca, che può permettere così ad Antonio Flora di diventare ufficialmente il nuovo proprietario del Città di Brindisi. Mentre proprio in queste ore febbrili il sindaco Mimmo Gonzales si sta impegnando personalmente per risolvere anche la questione vertenze. Questa mattina invece il primo cittadino, il direttore generale Enzo Carbonella e gli attuali componenti del consiglio di amministrazione della società, in attesa dell'inizio ufficiale dell'era Flora, hanno tenuto una conferenza stampa a Palazzo Nervegna per tranquillizzare tifosi ed addetti ai lavori e fare chiarezza sulla questione vertenze. Finalmente in nottata è stato contattato il signor Sciacca, che ha dichiarato la propria disponibilità, questa volta ufficialmente, al passaggio di quote, che avverrà presso uno studio notarile, presumibilmente nella giornata di lunedì, attraverso una delega che il signor Sciacca manderà a un suo emissario qui nel Salento, e poi parteciperà questo emissario all'assemblea che, lo ripeto, dovrebbe svolgersi nella giornata di lunedì. Siamo certi che i giocatori gradiranno questo passo in avanti e questo atto di responsabilità che viene chiesto a loro per salvare il calcio nella città di Brindisi. È evidente che se scenderanno in campo i giocatori contro il Foggia, lo stadio di Brindisi dovrà essere pieno di brindisini, consentitemi, anche di coloro che non hanno a cuore il calcio, ma che hanno a cuore gli interessi della città e che vogliono salvare l'immagine della città a tutti i livelli. Resta da chiudere il discorso della vertenza con i giocatori entro la giornata di oggi. Adesso si tratta di far lavorare la società e di aspettare qualche ora per capire se questo tentativo è andato a buon fine. Vogliamo ringraziare il sindaco per la disponibilità e per il suo impegno, che comunque ci sta mettendo non solo da oggi ma da sempre. Per quanto riguarda il resto non ci sono problemi, perché sapete bene che i giocatori e sia i tecnici sono sempre disponibili a qualunque tipo di sacrificio. La loro preoccupazione non era tanto per quanto riguardava le loro arretrate di stipendi, ma bensì la preoccupazione di quelli che erano i punti di penalizzazione. Chiaramente ci aspettiamo che domenica la gente ci possa dare ancora una mano, un contributo maggiore per quello che è la partita di domenica, perché al di là del risultato importante, ma abbiamo bisogno veramente del dodicesimo uomo in campo che possono essere i nostri tifosi, per cui l'invito che facciamo è di venirci incontro e di aiutarci ancora per questa settimana.